ragazzi, benvenuti nel nostro canale. Io sono Mary Vivi e oggi vi faremo vedere nulla. Faccio un attimo merenda e tra un po' andiamo a prendere Luchetto dall'asilo. E io lavo. E mio maritino lava. Lava. Com'è andata oggi al lavoro? Abbastanza bene. Qui prendo un po' di fette biscottate e Nutella. Nutella. Come è andato al lavoro? Bene, tu tranquillo. Ah, oggi cucinerà Miki, farà addobbo il locano. Il suo addobbo è molto saporito, ha un forte sapore dello zenzero, che a me piace tanto. Invece l'addobbo nostro, il longo, è più sul dolciastro, tipo agrodolce, un po' aspro ma nello stesso tempo dolce. Il mio è più buono? Tutte e due è buono. Sì, sono due modi diversi di fare adobo. E ora andiamo a preparare il riso. Vuoi fare subito il riso? Certo. Allora, siccome la gente qui ha fame, facciamo un bel po'. 500 grammi di riso. Ok, questo perché mi porto anche il pranzo al lavoro, invece di andare a comprarmi ogni volta panini, pizza. È un buco la stanzetta dove andiamo a mangiare e sono sempre la prima a mangiare e dopo di me vengono loro a sentire l'odore del mio pranzo. Quindi domani sentiranno adobo e mi diranno: ma che è, Mary? Ma che è? Puzza. Ciao Jackie, come stai? Bene? Stai bene? Hai sempre fame tu? Hai già mangiato, sì? Te che stai mangiando? Oppia. Chi te l'ha dato Oppia? Oppia è un dolce filippino. Non te l'ho chiesto che cos'è. Okay. L'ha fatta mamma. Oppia di cipolla. Mm-hmm. È buono, abbastanza. Guarda che bella giornata. Non fa nemmeno tanto freddo oggi, Ehi! Chi c'è? Guarda che casino ci ha lasciato Luchetto. Io mi sto a posto. A proposito, vi vogliamo introdurre il nostro nuovo amichetto di Lucas, il nostro pesciolino che Lucas ha chiamato Arancione. Pesciolino. Ciao Arancione, come stai? Bene? Fantastico. Hai mangiato, sì? L'hai mangiato? Sì. Ok, questo è il suo mangime e gli diamo tre al giorno, uno la mattina, uno a pranzo e una a cena. Guarda quante so, questo durerà per anni. Buonasera! Non c'è più intro. Allora, adesso stiamo andando a prendere il piccolo, siamo saliti in macchina, direzione asilo nido. È molto distante da casa, circa 5 minuti. 5 minuti con la macchina? Io comunque, quando tocca a me prenderlo, sì, ci vogliono mezz'ora andata e ritorno già. Perché io purtroppo non mi va di guidare. C'è la patente da 10 anni? 10? È vero, no, quasi. Tra un po' gli scade, ancora non ha toccato nessuno. E il volante, solo l'enjoy una volta e la macchina di suo padre. Di musica. Che ore sono? 4:30. Quindi il piccolo avrà già fatto merenda. Eh sì.
Ecco il piccolino. Ciao amore. Com'è andata a scuola? Bene? Dove sta un brum brum dei dadi? Dove sta un brum brum dei dadi? Ecco il nostro Luchetto. Aspetta amore che ti faccio vedere dove sei. Dove sta Lucas? Dove sta Lucas? Ciao, saluta. Ciao. Saluta amore, ciao. Mi stai bene? Bene. Come è andato a scuola? Bene. Hai fatto il bravo? Che hai mangiato? Pasta. Pasta di Hulk, mamma mia. E poi? Pollo, che bravo. La merenda che hai mangiato? Speechless. Cornetto. Cornetto. Hai fatto anche la ninna, vero? Sì, bravissimo. Cerca la torta. Oh, no, cerca la torta, C'è la torta? Sì? Siamo happy birthday. Piano. No, bambini, ti abbraccio. Dai, fa le scale. Andiamo a fare le scale. Ho conta? Devi contare, Uno. Ancora? Uno. Ecci. Lucas, sai che facciamo adesso? Che facciamo adesso? Cuciniamo! Papà? Oggi cuciniamo? Aiuti Daddy, vero? Che facciamo oggi? Torta? Con la cipolla fai la torta? No. Oggi facciamo adobo. Ok, allora. Uccello, queste sono le costolette di maiale che abbiamo scottato prima in padella precedentemente. Adesso dobbiamo marinare. 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 Vai. Tieni amore papà. Allora, oggi abbiamo il nostro assistente. Gli ingredienti che andiamo a usare sono lo zenzero, schiacciate. Come si chiama questo amore? Cipolla. Allora. La cipolla rossa. E questo? Aglio. Aglio. Oh, mettilo dentro allora, dai. Vai. Che mio piccolo assistente. Vai. Oh, metti la cipolla. Bravissimo. Vai, metti tutto amore. Bravo. Vai. Va bene. E questo che cos'è? Zenzero. Zenzero. Che bravo! Adesso? Adesso dobbiamo mettere. Allora, questa è la salsa di soia. Marca pigna. Metti tu, dai, metti tu allora. Piano piano, poco. Ok, così assorbe. Assorberà la carne. Buono! Come si chiama questo, amore? Adobo. Fai tu allora, dai. Attenzione, che ti macchi, Fa tutto lui. Piano piano. Vai. Ok. Buono? Che buon odorino. Buono. Buono. Quello che fa Dani è sempre buono. Vero? Questo è buono. Allora, adesso lo lasceremo a riposo per una mezz'oretta. Così. Sì, adesso lo lasciamo riposare e poi dopo andiamo a cucinare, va bene? Okay. E sì. L'aceto non va messo? L'aceto va messo dopo. Va messo dopo. A metà cottura. Ok. Ok. L'abbiamo fatto, bravissimo. Che facciamo adesso? Che facciamo adesso? Che è sto? Che cos'è? Facciamo la torta? Sì. Sì. Uccello, torta. Uccello, sì. Sì. Appena la farina. Facciamo un buchetto. Ecco come.
far divertire i bambini. Dovete coinvolgerli anche in cucina. Vero amore papà? Che facciamo adesso? Questo. Che cos'è quello? La farina. Cucina. Farina. Sì. Ok, adesso mettiamo un po' di acqua. Acqua. Piano piano però, eh? Ok. Ok, basta così amore. Sì, acqua. Oh, dai, gira, gira. Mischia tutto. Bravo. Ancora un po' di acqua? Sì. Ancora un po'? Piano. Piano. Oh, acqua. Acqua, yeah. Bravissimo. Il nostro piccolo chef. Pizzaiolo o pasticcere, come volete chiamare voi. Wow. Dai, che facciamo l'impasto, su. Fai la forma, vai. Così. E poi? Toglielo. Wow! Ecco. Non lo so, dimmi. Che fai, le pizzette? Abbiamo fatto l'impasto più sottile, guarda, il risultato è diventato un ciabatti. Pita Kirosh. Buono, lo? Buono? A me qua spiace. Sì? Bravo, mangia, mangia. Oh, è croccante. È buono, no? Questo sta in marinatura. Sì, aspettiamo ancora un po', nel frattempo facciamo il riso. Riso. Sì, attenzione, piccolo. Accendiamo ora. Passare mezz'ora, possiamo la padella. Cuocere il nostro adobo. Eccola. Quella là, però normalmente non dovevi cuocere la carne, no? No. Dovevi prima marinare. Marinare. Lasciare in posa, Se volete che la carne sia più saporita, potete lasciarlo marinare per una notte. Guarda il nostro ciabatti, lo. Nel frattempo stiamo preparando il nostro ciabatti. Che buono! Con un po' di sale. Un po' sale. Guarda. Che buon odore, amore. Si sente l'odore. Guarda che buon odore. Allora, di volta in volta dobbiamo girare la carne per evitare che si bruci. E così ha una cottura uniforme. Il sapore si distribuisce bene per tutta la carne. Wow, ed ecco il piatto finale. Adobo. Il nostro adobo milocano. Molto buono. Si sente il zenzero e l'aglio. Vai, mangia. Vai. Com'è? Buono. Mangia su, così ti dice subito. Andiamo. Mangia un po' di riso, piccolo. Ma che bravo. Tutti affamati? E mo si mangia. Guarda, il tuo pesciolino ti vuole salutare, Lucas. Guarda, ti sta cercando. Dai, saluta Arancione. Arancione, è arrivato Lucas, Tu non ti vuole salutare? Ciao Arancione. Saluta amore, dai. Ciao pesce. Ciao pesce. Ciao pesce. Giocate insieme? Che devi fare giù? Oh, saluta pesce, dai. Ciao. Adi, hai visto Lucas? No, non lo so. Oh, e chi è? Fammi cercare dov'è. Ego! Eh?
sai? Ho trovato, sai? Ti ho trovato, sai? Piano, ti fai male. A tola. E a tola dove? Oddio. Tago, sta qua? Dove sta? Sta qua. Va bene, dai. Salutiamo tutti e andiamo a nanna. Oh, dai, di buonanotte. 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 Andiamo a nanna. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Saluta allora. Ciao. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao.